Allora, uno dei punti di forza del film è il realismo e i vostri due personaggi. Come avete costruito la chimica della coppia che sembra un po' più vero? Abbiamo fatto un po' di prove e poi credo che ci sia stato quello che succede non sempre, ci sia stata un'alchimia che è derivata dalla generosità, nel senso che tutti e due avevamo voglia di metterci a disposizione di una storia complicata e a un certo punto abbiamo capito che se non ci mettevamo in gioco davvero, se non facevamo quella fatica insieme, remando per il film, non remando per noi, non saremmo usciti vivi da questa esperienza, perché è stata un'esperienza molto faticosa. E quindi credo che poi in tutti e due abbia riecheggiato il suono e i dettagli di famiglie normali, che sono quelle in cui siamo cresciuti, per cui alcune cose che ci dicevamo ci risuonavano familiari. Ci appartenevano, in realtà è un tipo di famiglia che comunque ci fa ripensare ai nostri genitori, al, come diceva prima Edoardo, mangiare insieme a tavola, no? Un pollo che può diventare condivisione e come ha detto lui, sì, la grande disponibilità. Ci sono dei passaggi che hanno ricordato un po' di realismo alla Dardenne. Quanto è stato fondamentale tenere asciutto il film, perché era un attimo passare poi nel melodramma e diventare un'altra cosa? Guarda, era fondamentale soprattutto perché a livello tecnico abbiamo girato con la pellicola e quindi più di 3 ciak non si potevano fare, e quindi quando hai solo 3 possibilità devi essere molto molto concentrato. Però è anche vero che Ivano è quel tipo di regista che con le prove prima e sul set ti porta già la temperatura della scena, cioè lavora molto con l'attore, lavora con la musicalità. Ivano De Matteo è un tipo di regista che ti corregge anche la tonalità a livello di ottave di una parola, cioè la maniera nella quale per esempio io chiamo Sergio in una determinata scena, prima di girarla Ivano mi ha detto: no, il primo Sergio è così, il secondo Sergio è Sergio. Quindi insomma abbiamo cesellato, avevo veramente ricamato le scene con Ivano. No, ma sai, ogni regista è diverso, no? Io non so. Io faccio il regista anch'io, quindi ognuno ha un modo di stare sul set, però ci sono diversi modi di lavorare. Io questa esperienza qua mi era capitata in questo modo solo con Ozpedec, che il problema non era tanto cercare di recitare bene le battute, ma entrare nella testa del regista e vedere come lui vede il mondo, come lui vede le cose, e ha un suo modo di vedere le cose, una sua drammatizzazione della realtà, una sua messa in scena della realtà, che se non la capisci, non entri in quel modo di guardare, non ci riesci, perché lui ha la necessità di portarti a una temperatura che alza continuamente. E io dei giorni tornavo a casa che ero devastato, ero svuotato, insomma è stato un viaggio bellissimo, molto faticoso. Però per chiudere, il tema è vasto e purtroppo attualissimo. Cosa può fare un film, però, secondo voi? Può fare qualcosa? Questo tipo di film, secondo me, per il pubblico sarà un'esperienza. Quando entreranno e poi vedranno il film e usciranno dal cinema, io sono sicura e mi auguro che le persone si pongano delle domande, non necessariamente devono trovare delle risposte, però è un film che ti mette in scena in questo momento storico delle persone vere, ed è questa la funzione del film: permettere allo spettatore di immedesimarsi, attraverso l'immedesimazione porsi delle domande e quindi uscire cambiato poi dopo la visione del film. Il cinema può fare tanto, anche se noi a volte non ci crediamo, ma può fare tantissimo. Io sono convinto che se un adolescente dico, il cinema può fare molto più di quello che immaginiamo. Io sono convinto che gli adolescenti devono guardare questo film, e sono convinto che una ragazzina di 14 anni possa sentir riecheggiare le frasi di questo film nella propria vita quotidiana e magari capire se è in pericolo. Quando una storia la guardi e ti entra sotto pelle, secondo me qualcosa ti resta dentro. È uno strumento in più,
non è la soluzione a tutti i mali, ma uno strumento in più, sì. Grazie, grazie a te. Andrea.